Atmosfera di guerra nella zona del canale di Panama. Porta obbligata di importanza vitale per gli Stati Uniti che la controllano. Sotto i ponti, come al di sopra, pattuglie armate vigilano l'intero percorso di 50 miglia. L'artiglieria someggiata penetra nella giungla retrostante, dove non potrebbero inoltrarsi i battaglioni motorizzati, e il buon vecchio mulo dell'armata vi trasporta il carico di munizioni, consentendo agli artiglieri dello zio Sam il piazzamento delle batterie su alture strategiche. Mitragliatrici appostate controllano ogni punto vitale della via d'acqua. Le entrate sull'Atlantico e sul Pacifico sono sotto al tiro diretto di giganteschi cannoni montati su carrelli ferroviari che possono sparare obici da una tonnellata. Ancora più micidiali sono i pezzi dell'artiglieria costiera, né essendo il canale particolarmente vulnerabile dall'alto, è stata trascurata la difesa antiaerea, dotata di segnalatori acustici e precise armi di lunga portata, coadiuvate dall'incessante vigilanza esercitata da squadriglie in volo.